Buon Samurai a tutti e soprattutto un buon vaccino e tamponi per tutti. Puntata numero 43, 17 giugno. La frase del giorno. Buttami in preda ai lupi e ti prometto che tornerò guidando il branco. È una citazione abbastanza importante, cioè non abbiate mai paura o timore di confrontarvi. L'importante è prendere in mano le situazioni e trasformare le cose negative in cose positive. Questo è il nostro benvenuto su Well TV Sky 810. Voi che ci seguite, c'è un numero in diretta, il 347 657 45 64, per eventuali domande o pertinenti e non, siamo a vostra disposizione. La puntata è dedicata, l'ho chiamata Sollevante. Non è la sintesi del famoso film Sollevante del 93, dell'omonimo romanzo di Michael Crichton con Sean Connery. Ricordiamo che Sean Connery è stato un buon karateka scozzese. Dopo l'apertura di questo film, era dedicata ai taiko, ai tamburi di guerra dei samurai del maestro Tanaka di Los Angeles. Li avevo invitati a una delle nostre Pasqua del Budo, ma quando abbiamo fatto l'elenco alla compagnia aerea di tutto il materiale inerente ai taiko, abbiamo dovuto rinunciare, la cosa era estremamente gravosa. Ma comunque sarà una puntata dedicata ai samurai. Il Giappone dei samurai e il tutto grazie all'amico collega tennista Mauro Lanzi, già collaboratore di samurai. Quindi è una persona studiosa in merito. Chi è Lanzi? A parte essere un tennista e mio compagno di relax, è ingegnere elettronico, laureato al Politecnico di Milano, che ha svolto un'attività professionale nel settore telecomunicazioni in Italia e all'estero. E soprattutto viene dal Parini, ha fatto studi classici, è un grande osservatore, ma soprattutto un uomo di cultura. E la cultura, come dicono i giapponesi, cultura e tecnica camminano assieme. Bumbu itai, non dimentichiamo questo particolare. Quindi oggi saremo affidati alla sua voce, non più alla penna come nei numeri precedenti, ma alla sua voce. Vi faccio una domanda importante. Avete visto la puntata su Netflix dedicata ai samurai? È abbastanza interessante. Se vi fate caso e vi può interessare, fate uno sforzino e guardatelo. Prima di entrare nel discorso del Sollevante, questa puntata doveva essere fatta la prossima settimana per concludere il nostro ciclo, il ciclo prima delle nostre partenze per Tokyo. Ma c'è sempre qualche cosa di particolare. Partire per Tokyo vuol dire un po' il pericolo del mio mestiere, perché chiaramente cosa passerà il convento lassù con le varie bolle non sarà una passeggiata. Comunque sia, il giorno 21 di luglio siamo in partenza per Narita e per questa Olimpiade tutta strana e tutta da verificare. Prima di dare la parola a Mauro Lanzi, vi rubo un attimino proprio il discorso politico sul Giappone. La maggioranza della popolazione giapponese è contraria allo svolgimento dei giochi. Paura dei contagi, ma il governo ha puntato le carte sui giochi olimpici. Quindi non ci sono dubbi, si faranno e si fanno. È chiaro che è una situazione veramente difficile. I sondaggi dai media più importanti del Giappone, da Asahi Shimbun, che è un giornale che fa 12 milioni di copie al giorno, sono tutti contro i giochi e tutti desiderano la cancellazione dei giochi. Ma comunque non parliamone più, anche se, come ha detto il vicepresidente del Comitato Olimpico australiano, gli atleti
vogliono andare ai giochi perché vogliono confrontarsi. E i rischi un po' a tutti. Bene, lasciamo subito la parola al nostro ospite. Mauro, sei pronto a prendere la parola? Prontissimo. E allora vai, grazie. Tranquillo. Grazie e buonasera a tutti. Allora, l'argomento è la storia del Giappone, che il Giappone, la sua storia e la cultura, e della sua cultura, si è saputo per secoli molto poco da noi. E questo non è un fatto casuale, perché questo paese è rimasto per tanti secoli come isolato dal resto del mondo, in parte per la sua insularità, ma in parte anche per delle precise scelte politiche fatte dai suoi governanti, che vedremo in seguito. Improvvisamente, a metà del 1800 e 1868, con la rivoluzione Meiji, in pochi decenni il Giappone ha non solo rotto questo isolamento dall'Occidente, ma ha addirittura recuperato un ritardo di secoli nei confronti delle civiltà occidentali, divenendo in breve una delle principali potenze economiche, industriali e anche militari del mondo. In tutto ciò, mantenendo caratteri peculiari che differenziano ancora oggi, io penso, dal resto del mondo. Di che cosa fosse veramente il Giappone, il mondo doveva accorgersene a parlare. Allora, il Giappone, come vedete dalla cartina, è un arcipelago situato lungo le coste dell'Asia nord-orientale ed è formato da quattro isole principali: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, disposte da nord-est a sud-ovest a guisa di mezzaluna. Honshu è l'isola più grande, che ospita le città principali, Tokyo, Kyoto, Okinawa e tutte le altre. Mentre l'isola di Hokkaido è rimasta famosa perché ospita la località di Sapporo, che ha ospitato le Olimpiadi invernali anni or sono. Il paese si estende su di una superficie di 377.000 chilometri quadrati, di cui però il 67% è montuoso o boschivo, ed ha una popolazione al giorno d'oggi di 126 milioni di abitanti. E quindi è il paese al mondo che forse ha la maggiore densità abitativa. Pensate che l'Italia ha una estensione di 300.000 chilometri quadrati o poco più, con una popolazione che è meno della metà. La storia del Giappone si divide in genere, nella presentazione classica che si fa sui testi, in grandi intervalli di tempo, comunemente chiamati età, a loro volta suddivisi in intervalli di tempo di durata minore, che vengono detti periodi o epoche. Le età si suddividono in età preistorica, che dura fino all'VIII secolo d.C. La preistoria in Giappone dura fino all'VIII secolo. Poi età classica, che arriva al XII secolo, età medievale fino al XVIII secolo, il Medioevo dura 6 secoli in Giappone, e poi c'è l'età premoderna e l'età moderna. Le origini della civiltà giapponese non sono documentate a sufficienza, anche per l'assenza di testimonianze scritte. Secondo l'opinione di molti studiosi, l'attuale etnia giapponese deriva dalla fusione tra i caratteri etnici di un popolo di cacciatori raccoglitori, gli Yomon, è il nome che ancora viene usato, proprio o dalla Mongolia, e quelli di genti dedite all'agricoltura, originarie dell'Asia meridionale, dette Yayoi,
che, giungendo in Giappone in tempi successivi, avrebbero introdotto nel paese le prime forme di agricoltura intensiva che ne determinarono quindi lo sviluppo. Secondo la leggenda, le isole vennero da due dei, il maschio Izanagi e la femmina Izanami, discesi dai cieli per eseguire questo compito. Essi portarono con sé altri esseri, i kami, divinità o forze sovrannaturali, che sono quelli che animano il mare, i fiumi, i boschi e le montagne. Due di queste divinità, la dea del sole Amaterasu e il suo fratello, il dio della tempesta Susanoo, si combatterono l'un l'altro, fino alla vittoria di Amaterasu, che è ancora oggi la divinità più venerata del pantheon shintoista, che vede negli elementi della natura l'espressione della divinità. Lo shintoismo, letteralmente, il significato letterale è la via degli dèi, è tuttora la religione più diffusa in Giappone. Non abbiamo i presupposti per andare agli dèi, ma andremo in Giappone con l'Alitalia, che è diventato la compagnia di questi giochi olimpici. Sono solo in regia questa volta i due leoni e leonesse di Brescia, Lia Salvetti e Luciano Rocca, sono, come si dice, a fare i travetti, a lavorare, perché l'azienda, la loro industria, ha bisogno di grandi sforzi operativi in questo periodo. Quindi il Giappone, l'Alitalia, porterà circa 800 persone ai giochi, tra atleti, dirigenti, il famoso sbaffatron direzionale, quindi un volume incredibile di persone. Ma non dimentichiamo mai che nella politica italiana e nello sport in particolare c'è la famosa guerra tra il CONI, sport e salute, e il sottosegretario allo sport, Bezzali. Quindi cosa ha chiesto il governo ultimamente? Una cosa strana. Il governo vuole una propria revisione dei conti in tutte le federazioni. Nuovo capitolo della lotta tra CONI e politica per controllare lo sport. Una battaglia tra commercialisti, se vogliamo, perché così si sta consumando l'ennesimo braccio di ferro sul controllo del settore, sempre in bilico fra CONI ed esecutivo, con la società pubblica, sport e salute, terzo incomodo. In ballo ci sono 33 poltrone, 14 federazioni, altre 19 nelle discipline associate, ovviamente retribuite. Quindi aspettiamoci un revisore dei conti in tutte le federazioni. Cosa dovranno ricontrollare? Sul controllato non si capisce bene, ma una cosa si capisce bene, che l'autonomia dello sport è solamente una bella teoria, ma in pratica, anche se la nuova legge finale sarà portata al 2024, c'è tanto da discutere e da valutare. Bene, caro Mauro, di nuovo a te, dopo siamo allo Shinto, andiamo avanti. Allora, torniamo alle nostre divinità, no? Torniamo, visto che i politici ci deludono. Allora, a queste entità, in particolare ad Amaterasu, i primi imperatori facevano risalire le proprie origini. Ora, niente di strano, non c'è niente da eccepire, perché origini mitiche sono presenti nella storia di tutti i popoli, pensiamo ai nostri Romolo e Remo e via dicendo. Ma questi miti in Giappone rivestono una importanza diversa, particolare, perché vennero ripresi da storici e politici del XIX secolo e gabellati come
verità storica. Non solo, ma furono usati come pilastro fondante di una dottrina, il Kokutai, di cui, se facciamo a tempo, torneremo a parlare, che significa letteralmente struttura dello Stato, che fu l'ideologia nazionalistica sviluppatasi nel periodo Meiji, è rimasta dominante fino alla fine della guerra mondiale. Questa dottrina rivendicava l'unicità e la superiorità del sistema politico giapponese in quanto fondato su di un vertice l'imperatore di origine divina. Noi siamo diversi, siamo migliori, siamo imbattibili perché il nostro capo è un dio. Questa era la logica. Come entità politica, il Giappone fu fondato, secondo sempre la tradizione, dall'imperatore Jimmu l'11 febbraio del 660 a.C. Però questa notizia ci proviene dalle prime registrazioni scritte che risalgono ad un periodo ben posteriore, VI-VII secolo d.C., quando la scrittura giunse in Giappone sotto forma di caratteri cinesi Han portati dai coreani. La scrittura giapponese ancora oggi è una delle più complesse del mondo ed è costituita, pensate, da ben 4 sistemi grafici, 2 sillabici, l'hiragana e il katagana, ciascuno costituito da una settantina di caratteri corrispondenti ad un suono. Uno basato sull'alfabeto latino, detto romaji, che è utilizzato sostanzialmente per le traslitterizzazioni, cioè per trasferire in giapponese termini e nomi soprattutto stranieri. Ed uno, l'ultimo, il più corposo, il più importante, che è detto kanji, ed è basato sui sinogrammi, cioè su degli ideogrammi di origine cinese. Sono 2.997 caratteri. E il più importante è impiegato per esprimere verbi, sostantivi, idee o immagini complesse. Ogni frase giapponese contiene normalmente caratteri kanji e katagana. L'introduzione della scrittura segna il passaggio per il Giappone dalla preistoria alla storia. E questo è logico, perché la storia in ogni parte del mondo inizia quando un popolo comincia a scrivere di se stesso. Inizia contemporaneamente un periodo che viene detto periodo Nara, che segna una decisa evoluzione nelle forme di governo del paese. Fino al termine del VII secolo, il Giappone non aveva mai avuto una vera capitale, perché secondo le antiche credenze shintoiste, la morte veniva considerata un avvenimento impuro e tutti coloro che avevano a che fare con esseri morti, e non solo i becchini, ma anche i macellai, erano considerati all'ultimo gradino della scala sociale. A ragione di ciò, la morte di un imperatore rendeva impuro il luogo dove era morto e quindi il successore cambiava località. Solo nel 710 la raggiunta complessità dell'amministrazione centralizzata, che tra l'altro era stata copiata dalla Cina, rese improponibile continuare a trasferire la capitale da un luogo all'altro. Venne così progettata e costruita la prima vera città del Giappone, detta Nara, che dà origine, che dà anche il nome a questo periodo, e che si trova sull'isola di Honshu. Prendendo a modello Chang'an, che era a quell'epoca la capitale cinese e che corrisponde grosso modo all'attuale Xi'an, anche Nara fu costruita su pianta rettangolare di 5 km per 4, con un reticolo di strade parallele e perpendicolari. Furono costruiti sobri padiglioni per la corte e il governo e grandiosi edifici legati alla diffusione del buddismo, perché questa è anche l'epoca in cui il buddismo giunge in Giappone e si diffonde rapidamente. Il tempio più importante di Nara fu quello detto Todaji, che ospita l'immagine che possiamo vedere
della statua di Buddha in bronzo e oro, che si trova ancora in loco al centro di un famoso parco di cervi. Ecco, questa è la statua. Il periodo Nara però segna anche un'importante evoluzione politica, perché segna la definitiva affermazione del clan imperiale. Cioè, il Giappone divenne un impero. E l'impero si basa su una legittimazione che si poggia su modelli e istituzioni cinesi, ispirate al confucianesimo e al buddismo. Il capo del clan imperiale si converte al buddismo ed assume il titolo cinese di Tenno, che significa sovrano celeste. L'antica aristocrazia dei clan alleati accetta questo concetto dell'imperatore di origine divina e conseguentemente gli giura lealtà ed obbedienza, in conformità al dettato confuciano. Il buddismo diviene così la religione di riferimento delle classi dirigenti, mentre lo shintoismo restava radicato nel popolo. Per i secoli seguenti, la progressiva diffusione del buddismo rivoluziona culturalmente il paese, modificando i lineamenti, le regole politiche ed economiche e rafforzando l'influenza cinese sul Giappone. Caro Mauro, sai che sei un grande parlatore, finalmente qualcuno nelle 44 puntate dirà, finalmente il GSB Spartocan sta quasi zitto, mi ha tolto quasi completamente la parola. Visto che mi hai permesso di dire qualche cosa, la scorsa settimana a Parigi, che vale sempre una messa, abbiamo avuto nella preolimpica del karate l'ultima chance, una grande conquista. Silvia Seminaro porta a casa il quinto pass olimpico per la nazionale di karate. Quindi il karate italiano andrà a Tokyo, che è la prima volta che il karate è olimpico, con ben 5 atleti. Una cosa importante che vorrei sottolineare, che ho visto tanti blog su Facebook, chi più ha ne metta, ormai tutti si prendono con il successo di questi 5 atleti, dimenticando che c'è stato un personaggio che non era a Parigi, ma che comunque ha lavorato tantissimo dal 1979 a oggi, che è il professor Pierluigi Aschieri. Non dimentichiamo questo piccolo particolare, che è abbastanza importante. Non basta vincere o perdere alle assemblee. La storia prima si fa e poi si scrive, e non viceversa. Bene, ecco di nuovo la parola a Mauro Lanzi, il tennista lì, che già con le palline pronte per bastonarmi. Vai, vai pure. Dunque, allora, siamo giunti ad un punto abbastanza critico nella storia del Giappone, perché i rapporti con la Cina sono uno degli argomenti più complessi e spinosi della storia del Giappone. In ogni epoca il desiderio d'accesso alla cultura cinese è sempre stato fortissimo, a riconoscimento del superiore livello di civiltà di quel mondo. Ed è stato anche la base di un consistente interscambio tra i due paesi. Il Giappone importava dalla Cina soprattutto due elementi, la cultura ed il lusso. La cultura voleva dire fondamentalmente religione, e cioè la religione buddista, i suoi riti, i suoi scritti, le cerimonie, gli aromi che venivano utilizzati in queste cerimonie, e pensate un po', anche il tè, perché il tè veniva utilizzato nelle cerimonie buddiste per aiutare la concentrazione. Poi, sotto il profilo del lusso, si importavano dalla Cina seta, dipinti, oggetti d'arte, pietre preziose, minerali preziosi, ceramiche, soprattutto per la cerimonia del tè, e sorprendentemente anche monete di rame. Per molti secoli, durante il Medioevo, i governanti del Giappone non sentirono la necessità di battere monete,
perché il circolante era costituito quasi esclusivamente da monete in rame importate illegalmente dalla Cina. Ora, non sempre tutto logicamente andò liscio nei rapporti tra i due paesi. La pirateria giapponese era odiata dai cinesi, che cercarono di reagire in diverse forme, ma soprattutto c'era un senso di superiorità da parte delle elite cinesi nei confronti dei giapponesi, che venivano considerati come degli inferiori. Il rapporto tra i due paesi è sempre stato e sarà sempre di amore e odio, e esploderà, come sapete, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Dopo l'epoca Nara di cui abbiamo parlato, si entra nell'ultima fase dell'era classica, che segna veramente la nascita della nazione giapponese, quella che prepara il Medioevo giapponese, è il momento di passaggio più importante. Questo periodo prende il nome di periodo Heian, va dal 974 al 1185, e questo nome deriva dalla nuova capitale, Heian Kyo, che significa capitale della pace e della tranquillità, ed è l'attuale Kyoto. È un periodo di grandi cambiamenti, legati soprattutto all'emergere del potere dei grandi clan feudali. Ma la più grande novità di questo periodo, e adesso faccio felice il mio amico Spartaco, fu l'apparire ed il progressivo affermarsi di una classe di militari professionisti, che inizialmente erano dei mercenari, ingaggiati dall'imperatore per sottomettere le tribù barbare del nord del paese, poi passati al servizio dei grandi feudatari, che erano quelli che di fatto conducevano queste campagne militari. Nasce così il ceto militare che arriverà a controllare il paese, una classe di guerrieri nobili e colti. Il nome samurai deriva dal verbo subarau, che significa servire, cioè erano coloro che servivano la nobiltà. Si raggruppavano in clan, piccoli e grandi, sotto la guida di un daimyo, capo feudale. Altro nome che veniva dato loro era bushi, che significherebbe uomo capace di mantenere la pace con la forza e la cultura, pensate voi, cioè il centro, il perno della società giapponese. Si afferma in questo periodo anche la divisione in caste della popolazione. Al vertice c'erano i guerrieri, i samurai, da cui si traevano anche i quadri della burocrazia. Subito dopo venivano i contadini, rispettati in quanto produttori per eccellenza. Poi venivano gli artigiani e infine i mercanti, che tra tutti erano più disprezzata di tutti. Ora si può far vedere la diapositiva 5, magari. Ora, la diapositiva 5. L'appartenenza ad un ordine era di natura ascrittiva, cioè per nascita. E non c'era mobilità sociale, non si poteva cambiare status. Cioè, non è che uno che era nato contadino dice: mi piacerebbe fare il samurai. Al vertice della società restavano i samurai nati da famiglia samurai. Questo deve essere molto chiaro. L'armamento del samurai includeva l'arco, un'arma micidiale molto potente, capace di scagliare proiettili, anche frecce infuocate fino a 200 metri. I samurai padroneggiavano l'uso di quest'arma sia a cavallo che a piedi. Poi usavano la lancia, lo scudo, però l'arma tipica del samurai, quella in cui si pensava risiedesse l'anima stessa del guerriero, era la katana.
una spada fatta di acciaio temperato che i samurai portavano sempre alla cintola insieme ad una lama più corta, detta wakizashi. Insieme formavano il Daisho, portare il quale era una prerogativa inalienabile della casta guerriera. Cioè, era un fatto identitario. Uno era samurai se aveva le due spade alla cintura. Bene, allora io sono un samurai, oggi non porto le spade e farò un dispetto alla storia del Giappone ricordando che il Taekwondo è diventato sport olimpico nel 2000 coreano, quindi un dispetto grandioso alla potenzialità, come si dice, dei numeri del karate. A proposito del Taekwondo, proprio ieri il personaggio del giorno è stato il presidente della FITA, la Federazione Italiana Taekwondo, il dottor Angelo Cito, che in 30 minuti ci ha parlato del passato storico del Taekwondo italiano, dall'arrivo della famiglia Park alla scomparsa del presidente Sun Yat-sen Park, col quale ero molto legato e lo ricordo sempre con affetto, stima e soprattutto caparbietà per quello che è stato capace di fare per il Taekwondo e ai giorni nostri. Quindi il Taekwondo sarà anche questa volta alle Olimpiadi con tre atleti e sono certo che farà la sua giusta figura ed è giustamente importante. Una cosa, caro Mauro, hai dimenticato, che la lancia, per tantissimi anni i cinesi chiamavano i giapponesi il popolo delle lunghe lance. Quindi si dice che No, hai il ragione. cat. Credevo di averlo detto. Scudo e lancia, O d'accordo? forse Sì. non l'ho sentito. E il katana, che è maschile e non femminile, il katana si dice che derivi dalla lunga lancia. Una delle prime katane che si trovano nei musei, eccetera, non era mai più corta di 125 centimetri. Bene, a te di nuovo la parola, perché altrimenti qui non arriviamo alla fine. Prego, prego. Senti, io ti ringrazio per le precisazioni di cui argomenti in argomenti di cui tu sei sicuramente più ferrato di me. Torniamo ai samurai. L'affermarsi della classe samurai, però, ha anche un altro risultato, cioè segna il progressivo distacco del Giappone dalla Cina, dalla quale aveva fino a quel momento importato un po' tutto in campo politico e ad amministrativo. Nella Cina imperiale, al vertice della scala gerarchica si trovavano i dotti, gli uomini di cultura, che venivano scelti con un sistema assai complesso di concorsi che si svolgevano a tutti i livelli. E questo qui è un argomento interessantissimo della storia cinese, perché per la prima volta nella storia le élite politiche vengono scelte, gli alti gradi della burocrazia, in base a concorsi, cioè con criteri meritocratici. L'argomento dei concorsi era la cultura confuciana. E questo è un argomento importante, ma che evidentemente differenzia fortemente la Cina dal Giappone, perché in Giappone proprio adesso si affermano modelli sociopolitici divergenti, e ad esempio il sistema di tassazione centralizzata, che è tipico della Cina, viene a scomparire perché l'esazione dei tributi viene effettuata a livello locale dai grandi latifondisti e quindi l'autorità imperiale declina in favore di questi ultimi. Soprattutto si afferma, come già detto, il potere della nuova casta guerriera. I samurai, che come già detto erano una classe in una certa misura anche acculturata, non erano degli ignoranti come delle capre, come i baroni occidentali. Però, certo, loro, la cultura non era espressione paradigmatica del loro potere. Il loro potere si basava sulla spada e sulla forza militare.
Il prevalere di questa casta guerriera allontana la civiltà giapponese da quella cinese. Da una parte governano i dotti, dall'altra parte i militari. Contestualmente si afferma il potere feudale. Siamo arrivati al 1185, inizio del Medioevo giapponese. I clan feudali prima si affrontano in lotte feroci fino a che nel 1185 il capo di uno dei principali clan, Minamoto no Yoritomo, che potreste far vedere, affronta il suo principale avversario, il clan Taira, e lo distrugge nella battaglia navale di Dannohura. Anche questa c'è un'immagine. Nel 1192, Minamoto stabilisce la sua base di potere a Kamakura, dando così origine alla prima epoca di shogunato, che viene appunto detta shogunato Kamakura. Shogun significa letteralmente, visto che molti lo hanno letto su libri, testi anche inglesi, senza sapere cosa fosse, significa grande generale dell'esercito. Ed era una carica in teoria conferita dall'imperatore, il quale rimaneva al suo posto, rispettato, venerato come una divinità, ma privo in pratica di ogni potere, non contava più niente. Si generò una specie di diarchia tra l'imperatore che risiedeva a Kyoto e lo shogun che risiedeva in un altro posto, sede del Bafuku, termine anche questo di origine cinese, governo militare, che esercitava di fatto tutto il potere sul paese. Il titolo di shogun divenne ereditario ed il Giappone venne retto per più di 600 anni dal Bafuku, cioè da un governo militare. E questo è il cosiddetto Medioevo giapponese. L'ultimo dallo shogunato Kamakura occorre menzionare che ebbe il merito di respingere in due occasioni, nel 1274 e nel 1281, i tentativi di invasione mongola provenienti dalla Cina. Ricordiamo che questa epoca in Cina regnano i mongoli. L'imperatore che Marco Polo incontra era un Kublai Khan, nipote di Gengis Khan. Tentativi di invasione furono respinti in entrambi i casi. Se potete far vedere la diapositiva, che è una bella immagine. Grazie anche ai venti di tempesta che dispersero, no, non è questa, è la successiva. È la successiva. Vabbè, è l'immagine successiva. I venti di tempesta che dispersero ed affondarono buona parte della flotta cinese. Da questo episodio nasce il termine kamikaze. Ecco, bravissimi. Vedete qui le imbarcazioni cinesi travolte dalla tempesta e qui i samurai che le aspettano sulla spiaggia per fargli la pelle. Da questo evento nasce il termine kamikaze, che significa letteralmente vento divino, che verrà usato nella seconda guerra mondiale per designare i piloti suicidi che avrebbero dovuto fermare la flotta americana, così come il vento divino aveva fermato la flotta mongola. Al periodo Kamakura fecero seguito diversi altri shogunati che non possiamo citare per ragioni di tempo. L'ultimo della serie è lo shogunato Tokugawa, che si insedia nel 1600 dopo che il suo capo Tokugawa Ieyasu sconfigge il clan rivale Ashigawa nella decisiva battaglia di Sekigahara, combattimento ricordato per le circa 40.000 teste nemiche tagliate. Si erano dati da fare, diciamo, no? Inizia così con un bagno di sangue il periodo detto Tokugawa o Edo, che è l'ultimo periodo dello shogun. Al massacro iniziale fecero seguito anni di riorganizzazione e pacificazione, grazie ai quali lo shogunato Tokugawa, scusate,
poté durare per più di due secoli. Lo shogun divenne ancora più di prima l'autorità politica più importante, mentre i daimyo conservavano il ruolo di governatori locali. Ecco, da menzionare in questo periodo è un evento interessante che viene detto l'evento Namban. Namban significa barbari meridionali, che iniziò con l'approdo nel 1543 in un porto giapponese di una nave portoghese. I portoghesi furono accolti con favore perché potevano offrire qualcosa che ad un regime militare interessava moltissimo, le armi da fuoco, che i giapponesi presero ad acquistare a prezzi assai elevati. Pensate che un archibugio glielo facevano pagare fino a 40 kg d'argento. Cominciarono contatti, scambi commerciali e infine nel 1549 arrivarono anche i missionari gesuiti e francescani che avviarono una proficua opera di proselitismo. Si contarono all'epoca fino a 300.000 convertiti. Quindi il periodo Namban costituì forse l'unica finestra di apertura del Giappone al commercio e alla cultura straniera. E però durò purtroppo molto poco. I portoghesi, infatti, ecco, questo non so se volevi dire tu qualcosa, Spartaco. È una cosa importante che tu hai citato e hai ben sottolineato, che tutti i samurai e i shogun in particolare erano tutti provenienti da famiglie nobili, quindi daimyo. Invece ce n'è stato uno che proveniva di bassa notorietà, cercò di conquistare la Corea. Grande comandante, giusto? Giusto, io ho dovuto tagliare tanto. Ecco, ho citato questo personaggio perché era talmente, diciamo così, aveva la paura di essere ucciso, fatto molto strano, che viaggiava con guardie del corpo e così via, e non riuscivano mai a ucciderlo, sino quando alcuni clan pagarono i ninja, che allora si dice che l'origine sia indiana e cinese, perché erano i sicari, e avevano firmato un contratto sulla sabbia, così si firmava, che durava tutta la vita, finché non avesse ucciso lo shogun, questo contratto continuava ad andare avanti. Finalmente l'unico posto in cui andava lo shogun da solo era in gabinetto. Un ninja di notte va nel gabinetto, cioè immaginiamolo, no? Come dicono i francesi, il porte-bonheur, no? fino alla bocca, e armato di una piccola lancia, appena va in gabinetto, lo infila come se fosse un arrosto. Non si poteva dire che avevano ucciso lo shogun in gabinetto, quindi fu pulito, eccetera, e fu immedesimata una piccola battaglia per dare la coreografia. Questo è un fatto molto, molto, molto strano, ma abbastanza simpatico per dire che molti giapponesi hanno detto: sei venuto da niente e sei finito in niente. A te di nuovo la parola. Grazie, perché queste sono note che danno interesse al discorso. Dunque, i portoghesi erano dei grandissimi puzzoni, erano infatti dei mercanti, ma uno dei commerci più proficui che loro praticavano era il commercio degli schiavi. I portoghesi sono stati i più grandi schiavisti dell'epoca contemporanea. E quindi ben presto le navi portoghesi si riempirono di giovani donne giapponesi, geishe, concubine e quant'altro, che venivano destinate ai mercati soprattutto del Medio Oriente, dove erano amanti dell'esotico. E questa pratica destò la giusta indignazione delle classi dirigenti giapponesi,
Shogun prima si appellò al generale provinciale dei gesuiti, poi, non avendo avuto soddisfazione, bloccò l'accesso ai porti giapponesi delle navi straniere, proibì i commerci e cominciò a perseguitare i cristiani. 168 ne furono crocifissi in una sola circostanza, e mi sembra di ricordare che Papa Francesco li abbia canonizzati in occasione della sua ultima visita. Vale però anche la pena, visto che tu hai parlato di Corea, che i giapponesi che condannavano il commercio delle schiave da parte dei portoghesi, avevano però loro stessi importato delle schiave dalla Corea e avevano sfruttato queste donne in schiavitù. E purtroppo sappiamo bene che questa pratica si è ripetuta nel corso dell'ultima guerra. La reazione alle influenze straniere, qui siamo arrivati ad un punto essenziale, fu per lo shogunato Kotokugawa l'occasione per rafforzare il suo potere grazie anche al totale isolamento dall'est. Il modello politico feudale si rafforzò. Nel 1639 venne ufficialmente decretata la politica del Sakoku, che significa paese chiuso, che eliminava ogni possibilità di contatto con il resto del mondo. Ai giapponesi era proibito di viaggiare all'estero, agli stranieri era proibito l'ingresso in Giappone. Il Giappone visse così. Scusa Dimmi. Mauro, abbiamo appena meno di 2 minuti. Il tempo purtroppo non è galantuomo, eccetera. Devi lasciarmi 30 secondi per i saluti più tardi. Vai pure, vai pure. Vai. Beh, il paese quindi visse per 2 secoli come ripiegato su se stesso e l'isolamento di questo paese giunse al suo apice. Quando parlavo inizialmente di isolamento maniacale, deriva da questo fatto. Non possiamo però non menzionare che in questa epoca nasce il Bushido. Bushido che significa letteralmente via del guerriero, fu una specie di codice morale per i samurai, che proprio adesso viene dato alle stampe e diffuso. 7 erano i principi fondamentali del Bushido: onestà e giustizia, eroico coraggio, compassione, gentile cortesia, completa sincerità, onore, dovere e lealtà. Il venir meno per il samurai ad uno solo di questi principi comportava l'obbligo del suicidio rituale, il seppuku. Ora, c'ho ancora qualche No, vai, secondo? vai, vai pure. Ci hanno regalato qualche minuto. 1 minuto, vai. Vai pure. Il Bushido non terminò con l'età medievale, ma fu ripreso nel periodo Meiji e divenne uno dei capisaldi del nazionalismo giapponese, non essendo più limitato all'ordine dei samurai, ma divenendo un codice di valenza universale, soprattutto tra le forze armate. Ecco, questo quello che sto per dirvi è un punto fondamentale, perché non tutti i principi del Bushido sono positivi, come tutto sommato ci possono sembrare quelli che vi ho elencato, perché tra i dettami di questo codice compariva ad esempio l'assoluto disprezzo nei confronti di chi si arrende, che fu la causa dei trattamenti brutali, inumani e degradanti a cui i giapponesi sottoposero i prigionieri occidentali e i popoli sottomessi nel corso della Seconda Guerra. L'etica giapponese non accetta la resa. E quindi questo comporta un altro aspetto, che l'inaccettabilità della resa porta alla ricerca di una morte onorevole in combattimento, preferibile all'onta di arrendersi. Questo spinse al sacrificio supremo, anche nel corso dell'ultima guerra, tanti combattenti giapponesi, che rifiutarono di arrendersi anche quando non c'era più speranza.
Evidentemente non è superfluo sottolineare la distanza di questo atteggiamento dalle consuetudini occidentali derivanti dal mos latino, per cui il nemico vinto deve essere progressivamente coinvolto in un progetto politico, non sottomesso. Dobbiamo purtroppo toglierti la voce questa volta, che riprenderemo a settembre sicuramente la seconda puntata. Intanto ricordo che Samurai Channel il lunedì è Come la luna nel pozzo, coordinato dal collega Maurizio Poli. Il giovedì ci siamo noi con la replica del lunedì. Il mercoledì il personaggio, che abbiamo già detto, abbiamo avuto ieri Angelo Citto, e la domenica è dedicata alla Federazione Cronometristi. Frase di chiusura: non si diventa illuminati immaginando scenari luminosi, ma portando alla luce le proprie oscurità interiori. Carl Gustav Jung. Chiudiamo. Buon samurai a tutti, è di sera, leoni, è di giorno. Tampone e vaccini. Grazie Mauro per la tua grande, eclettica presentazione del Giappone, che finiremo la prossima volta. Grazie ancora e ciao a tutti.